È il momento della nostra puntata dedicato alle buone pratiche. Come vi anticipavamo in apertura, abbiamo in collegamento con noi Uccio Santo Chirico di Tessere, Festa del Bene Comune, che si è celebrata questa festa il weekend appena concluso. A Matera, Città dei Sassi, già capitale europea della cultura nel 2019, che sta vivendo un fermento socioculturale molto bello e importante che noi stiamo seguendo da vicino. Anche perché fra Italo la Festa del Bene Comune ha previsto tanti appuntamenti legati al mondo della sostenibilità e quindi chiediamo a Uccio di parlarci di questa bella manifestazione. Intanto lo salutiamo. Buongiorno a tutti, ciao Tony, ciao Italo. Sì, grazie innanzitutto per la vostra sensibilità e lo spazio che ci state donando. Come raccontavi, abbiamo vissuto 3 giorni intensi di eventi tra cultura, attivazione di comunità, esercizi civici, che hanno avuto a cuore il tema della partecipazione e della cura. E diciamo, come sintesi, come collante tra questi due elementi chiave c'era la questione della sostenibilità non solo ambientale, ma anche quella sociale, ma anche appunto quella legata un po' agli aspetti culinari, perché i prodotti che abbiamo utilizzato in alcuni momenti erano tutti provenienti da, diciamo, o lavorazioni al chilometro zero, con, insomma, in tutti i rispetti dei lavoratori, oppure, insomma, provenienti da un'esperienza della bottega solidale, ecosolidale. Quindi, insomma, è stato anche questo un elemento chiave, Tony. E no, perché voglio dire, dopo tanto lavoro uno ha pure diritto di mangiare cose buone. Esattamente. Sì, assolutamente sì. Diciamo, abbiamo iniziato venerdì sera, come vediamo nel programma, con un super evento, una mega festa in un santuario della Palomba, alle porte di Matera, dove ci sono i frati minori che hanno animato insieme a tanti altri ragazzi, anche delle scuole o altri artisti locali, e poi anche con degli esperti. Come Sabrina Bonomi, Emanuele Curti, Mariella Stella e Rossella Tarantino, che hanno diciamo, accompagnato un talk legato al bene comune, cioè come si può fare essere costruttori di bene comune. Questa Hai festa è capito durata fra Italo perché fino. mi mordevo le mani per non esserci stato? Ora sì, tra le righe ho intuito i tuoi secondi fini. No, mi riferivo a questo programma così ricco e così bello e alle belle persone che lo hanno animato. Esattamente, un programma molto vario, soprattutto che ha coinvolto veramente a 360 gradi, sia un po' il territorio ma anche le realtà della zona, giusto? Ci parli un po' anche di chi ha partecipato. Sì, allora l'idea è nata, diciamo, dall'animatore di comunità del progetto Policoro Luca, che nella sua programmazione annuale aveva inserito quest'idea di poter fare una festa legata al bene comune, non tanto ai beni comuni, quindi al bene e all'azione, no? Al voler far bene, no? E allora ci siamo un po' guardati attorno e il processo ci ha portati a riconoscerci con tante realtà, singoli cittadini, ma anche associazioni, imprese sociali oppure realtà del mondo del profit che si sono messe a disposizione tipo per fare comunicazione grafica, come Eco 55 per esempio. Ma la cosa bella è stata che poi a un certo punto nel fare questo processo di incontri che è iniziato 2 mesi fa, abbiamo deciso di non mettere le sigle delle realtà della quale facciamo parte, ma utilizzare questo nome che sia diciamo, un verbo, il fatto di tessere delle reti e sia ci fa sentire parte di questo mosaico, essere tessere di una comunità, no? E allora che cosa è successo? Che le realtà sono diventate più di 40, poi i cittadini altrettanti, nelle 3 giornate. Abbiamo quantificato, non perché i numeri siano importanti, ma perché è stato fondamentale capire la contaminazione che ha generato. Abbiamo contato più di 600 persone che hanno partecipato nei vari momenti. Dopo il talk, anche il sabato mattina, è avvenuta un'esperienza molto particolare nella città di Matera. E da questo punto di vista possiamo dire delle cose molto importanti, tipo che le realtà che si sono autocoinvolte, hanno sposato questo processo, questa idea di lavorare sulla partecipazione attiva dei cittadini e sul concetto di cura, hanno fatto in modo che accadessero contemporaneamente sabato mattina a Matera in 10 punti diversi della città, quelle che abbiamo chiamato 16 gocce.
E cioè 16 esercizi di attivazione civica. C'era dell'arte, quindi della musica, oppure degli esercizi di creatività, oppure dello sport, oppure dei giochi nuovi, oppure delle installazioni artistiche fotografiche che riprendevano alcuni elementi e posti chiave della città. E questo è successo sia nella periferia che nel centro di Matera. E per noi questa è stata proprio un'esperienza del possibile, cioè di cosa è possibile generare al sud, cosa è possibile che ai cittadini possono fare, che esperienza di cambiamento si può generare sul territorio. Ecco, ci portiamo proprio questo significato importante. E poi un altro momento cardine, diciamo, delle giornate di sabato sono stati dei momenti culturali legati uno a una presentazione di un libro sui cambiamenti climatici e l'altro è stata un'esperienza che si è attivata grazie appunto a Gianparide, che è un frate della comunità dei minori, che è il cappellano del carcere, che ha attivato un'associazione che fa volontariato in carcere, e nel sabato pomeriggio è stato presentato pubblicamente il secondo numero della rivista Scatenati, che appunto racconta le esperienze di ponte tra dentro e fuori il carcere con il resto della città, e c'è stata una bellissima partecipazione. La sera del sabato c'è stato un teatro molto partecipato con lo IAC Andrea e Nadia, che hanno portato in scena alcune delle storie, diciamo, riferite agli animali, che però raccontano delle esperienze umane, no? Quella dell'invidia, quelle della collaborazione, quella della competizione, no? E della cooperazione. E poi un altro momento chiave è stato quello di ieri mattina, di domenica, dove sono stati i nostri ospiti, eravamo nell'altra periferia di Matera, quella sud, uno spazio comunale bellissimo. Ed c'erano più di 120 persone, abbiamo parlato di cosa significa trasformare i luoghi e l'abbiamo fatto con un ospite importante, con degli ospiti importanti, cioè Don Antonio Loffredo delle Catacombe di San Gennaro di Napoli, questo sacerdote che è nel rione Sanità, diciamo, in un luogo diciamo, emarginato e diciamo, etichettato per quello che era, ora è diventato un segno di cambiamento. Loro ci hanno raccontato, ecco, come vediamo in foto, delle esperienze significative di cambiamento che sono state per noi trasformative, perché ci hanno raccontato sia, insomma, cosa ora è successo e cosa fanno e che cosa significa questo cambiamento in termini di lavoro, di opportunità per i giovani che restano o che possono fare sport in sacrestia oppure che fanno appunto musica e teatro, tantissimo, il ruolo dell'arte e della cultura in tutto questo. Guarda, E Uccio, che cosa succede? io ti devo fare i complimenti, non soltanto, veramente sinceri e sentiti, non soltanto per la mole di lavoro che avete messo a terra in questi giorni, ma davvero anche per la tua capacità di restituirci quello che avete realizzato e vissuto in maniera così chiara, precisa e dettagliata. Ci tengo però, prima di arrivare poi troppo sotto ai saluti finali, perché purtroppo il tempo in TV è così, si vaporizza, ci tengo anche a sottolineare il fatto che con tutte le realtà che hanno animato questa festa del bene comune, con questo nome così intelligente, tessere, è un impegno non sporadico ma quotidiano. Infatti tu proprio in questo momento sei alle prese con il tuo lavoro di sostenibilità sociale, di inclusione sociale, di cui ti pregherei di farci cenno, ecco, prima di salutarci. Sì, anche visto che siamo in chiusura, Uccio, non so se sei solo, magari c'è qualcuno che voleva anche salutarci con te. Ok, provo a chiamare i ragazzi, non so se Nicolò, Daniele e Massimo possono venire qua, Matteo. Sì, praticamente sono collegato da un laboratorio di artigianato solidale, visto che me l'avete chiesto. Lavoriamo con diversi amici e ragazzi con diverse abilità, un'esperienza legata al progetto Policoro, che è un'impresa sociale del territorio che si chiama Oltre l'Arte, ha favorito, e con i ragazzi facciamo attività per la comunità. È un'esperienza significativa perché utilizziamo, vedi Nicolò, utilizziamo l'arte per fare aggregazione di comunità, passati così ti vedono. E che cosa facciamo? Lavoriamo la cartapesta e la terracotta e lo facciamo nell'ottica dell'ecologia integrale, quindi non solo sulla sostenibilità sociale e solidale, ma anche quella ambientale. Proviamo a ricavare gli scarti delle tipografie, delle falegnamerie per realizzare opere d'arte. Ciao ragazzi, complimenti, bravissimi!
Un saluto a tutti e grazie per la vostra accoglienza e Ciao. Tra sensibilità. l'altro, con questi Buon grembiuli che lavoro. mi mettono un sacco di allegria, mi hanno fatto venire voglia di fare fabbricare qualcosa. Bisogna proprio andarci Veniteci a a Matera, trovare. fra Italo. Molto volentieri. Ragazzi, allora Ciao, grazie ciao. di cuore per essere Ciao stati. ragazzi. Grazie di cuore per essere stati con noi. Speriamo di rivedervi, di ritrovarvi presto. Intanto buon lavoro e grazie per il vostro bellissimo esempio. Ciao a tutti, ciao. Bene, fra Italo, siamo giunti al momento dei Dei saluti. saluti e lasciamo alla celebrazione eucaristica presieduta oggi da Fra Pasquale Cianci e come sempre rinnoviamo il nostro appuntamento, diciamo comunque il nostro appuntamento con la sostenibilità che deve essere quotidiano all'avere sempre un occhio attento a quello che facciamo, mi raccomando. Buon proseguimento di giornata in compagnia di Padre Pio TV.